La spada di Erza Scarlet, la chiave di Lucy Artfilia, la corona di Shiro, l'orologio di Black Butler e una maschera di Tokyo Ghoul. Scopri come creare il trucco ispirato ai tuoi personaggi anime preferiti. Capelli Rossi ama l'anime Fairy Tail. Immagina di essere un mago e un membro della Gilda. Ciò significa che ha assolutamente bisogno di un'armatura, come quella di Erza Scarlet. Realizza un'armatura per le braccia dal foglio di gomma piuma grigio. Piegalo e ritaglia la parte superiore. Fissa tutti i dettagli con nastro biadesivo. Rivesti il foglio di gomma piuma con vernice acrilica disciolta. Crea una transizione dalla luce al buio. Definisci i bordi con vernice acrilica dorata. Aggiungi delle sfumature. Incolla a caldo il velcro sui lati. Ritaglia un'ala da un foglio di gomma piuma. Definiscilo con vernice acrilica. Incollalo a caldo nella parte superiore dell'armatura. Samantha va a trovare la sua amica, giusto in tempo per aiutarla ad allacciare la sua armatura. È una specie di nuova moda? Capelli Rossi le mostra il suo personaggio preferito. È la guerriera Erza Scarlet e Capelli Rossi vuole essere proprio come lei. Ma le manca qualcosa. L'arma di un mago. Le ragazze velocemente creano la spada. Taglia il contorno di una spada da un cartone spesso. Taglia la lama. Incolla a caldo i pezzi della spada all'eyeliner, in modo che si apra. Usa la colla a caldo per creare il modello iconico della spada di Erza Scarlet. Rivesti la spada con primer bianco. Separa la maniglia. Colora la lama con vernice spray acrilica argentata. Rivesti la maniglia con vernici acriliche color oro e bordeaux e definisci un motivo dorato sulla lama. Aggiungi strass rossi. L'arma è finita! Capelli Rossi Scarlet è pronta a combattere! Non aver paura, Samantha! Mi limiterò a sfiorare gli occhi con questa spada! Stevie è al lavoro, a giocare a scacchi. Ma le ragazze non ci capiscono niente. L'unica cosa che sanno sugli scacchi è dall'anime No Game No Life. Le ragazze decidono di tirarlo su di morale. Non dovresti essere così serio. Capelli Rossi distrae Stevie mentre Samantha ruba un pezzo dalla scacchiera. E ora? Come può finire il gioco, Stevie? Dov'è finito il re? Sciogli il burro cacao nel forno a microonde. Aggiungi del colorante alimentare. Versa il burro cacao nel fondo cavo di un pezzo degli scacchi. Coprilo con un cappuccio adatto. Incolla a caldo un anellino. Coloralo con colori acrilici. Crea una transizione morbida dal rosa al viola. Appendi il ciondolo su un filo di nylon. Samantha mostra il suo amuleto. Immagina se stessa come Shiro dall'anime No Game No Life. Scacchi è il suo gioco preferito. E c'è anche del lucida labbra in questo pezzo di scacchi. Samantha non può restituire il re a Stevie. Scusa, amico. Anche Capelli Rossi sta recuperando. Si presenta al torneo di scacchi con una corona di Shiro. Anche lei spera di vincere. Traccia una sagoma su un foglio di gomma piuma e ritaglia una corona. Fissala con nastro biadesivo. Taglia una base. Incolla insieme i pezzi. Ritaglia dei piccoli rebbi. E le forme di pietre preziose da un luccicante foglio di gomma piuma. Attacca i pezzi alla corona. Definisci i bordi con vernice acrilica dorata. Taglia i capelli artificiali color arcobaleno in ciocche sottili. Incollale con colla a caldo. Attaccale all'interno della corona. Incolla le extension all'interno alla base della corona. Colora un cerchietto con vernice acrilica. Ricoprilo con smalto. Incollaci sopra la corona. Capelli Rossi ama i suoi capelli colorati. Questo è troppo! Le ragazze hanno trasformato la partita a scacchi di Stevie in un evento cosplay! È inconcepibile!
Samantha indossa delle orecchie carine. Assomiglia esattamente al gatto Happy da The Legal Guild of Fairy Tale. Taglia gli anelli da un portachiavi con cuori blu soffici. Cucili su una fascia come orecchie. Taglia l'interno triangolare dell'orecchio da Eco Pelle Rosa. Cucili sulla pelliccia. Rendi le orecchie più luminose con un pennarello blu. Rivesti la fascia con vernice acrilica. Fissala con lo smalto per unghie. Dipingi 3 strisce nere sulle orecchie. Le labbra del nostro gatto sono screpolate. Samantha applica Leos, ma non lo condivide con Capelli Rossi. Allora Capelli Rossi realizzerà il suo Eos e sarà meglio di quello della sua amica. Raschia il simbolo della Gilda Fairy Tail al centro del burro cacao Eos. Aggiungi del colorante alimentare blu al burro cacao rimanente e riempi il simbolo. Avvolgi il cappuccio Eos con argilla autoindurente. Forma una testa di gatto con le orecchie. Non appena asciutto, coprilo con il primer acrilico. E colora l'Eos con colori acrilici. Disegna la faccia di Happy. Capelli Rossi ha creato l'Eos che merita di far parte della Gilda Magica. C'è anche il simbolo Fairy Tail ed è custodito niente meno che da Happy. Ora è Samantha a essere così gelosa, ma Capelli Rossi è una maga gentile. Lei sì che condivide la sua Happy Eos. Le ragazze stanno guardando Tokyo Ghoul. L'atmosfera è così tesa. Vedono gli spiriti maligni ovunque. E Stevie spaventa le ragazze con la sua maschera. Taglia la base per una maschera in eco pelle nera. Contrassegna le dimensioni di una cerniera. E taglia una fessura nel mezzo. Incolla a caldo una cerniera all'interno. Disegna una bocca attorno alla cerniera. Rivestila con il primer. E dipingila di rosso. Taglia i denti in pelle bianca. Incollali a caldo su entrambi i lati della cerniera. Separa i denti con vernice acrilica nera. Realizza una benda sull'occhio in pelle. Taglia la forma che ti serve. Incollala a caldo sull'angolo della maschera. Cuci 2 nastri elastici sulla benda. Ritaglia 2 pieghe sul mento e cucile. Attacca una X in pelle alla benda sull'occhio. Definiscila con vernice acrilica bianca. Le ragazze sono spaventate a morte. La maschera del ghoul sembra molto realistica. Stevie è riuscito a prenderla in giro. Se solo poteste vedere le vostre facce! Stevie, per scusarsi, ha preparato una sorpresa per le ragazze. È una mini maschera ghoul con il make-up. Togli l'ombretto rotto da una palette. Sciogli i resti di un vecchio rossetto. E mettilo nella palette. Disegna una sagoma della maschera del ghoul di Tokyo sul cartoncino. Creane 2 pezzi. Traccia e taglia gli stessi pezzi in eco pelle nera. Incolla a caldo la pelle sul cartoncino. Disegna una bocca con un pennarello bianco. Fai un naso 3D da un pezzo di pelle. Dipingi la bocca di rosso. Attacca gli strass al contrario. Disegna una striscia bianca sulle labbra. Coprila con vernice acrilica argentata. E attacca una linguetta in modo che assomiglia a una cerniera. Realizza i denti da un foglio di gomma piuma. Attaccali alla maschera. Incolla la palette del make-up tra i 2 strati della maschera. Copri i bordi con una striscia di pelle nera. Decora la maschera con diversi bulloni. Le ragazze aprono la maschera e vedono una palette make-up. Ora questa maschera di ghoul non sembra così spaventosa. Grazie, Stevie! Che bel regalo per i fan degli anime! E ora facciamo un selfie con il Tokyo Ghoul. Samantha sembra un personaggio di Fairy Tail. Si è trasformata in Lucy Artfiglia e ha copiato la sua acconciatura iconica. Rivesti un cerchietto con vernice acrilica blu. Incolla a caldo le extension di capelli biondi.
Avvolgici attorno un nastro blu. Incollalo a caldo e annoda. Incolla le estremità del nastro. Piegale come orecchio da coniglio. Decora il nodo con strass. Samantha è così adorabile! La somiglianza è sorprendente! Ma l'aspetto di Lucy non è ancora completo! La nostra Lucy ha bisogno di una chiave per evocare gli spiriti celesti! La sua magia non funzionerà senza quella! Piega il cartone a metà. Disegna il contorno di una chiave. E tagliala. Separa il pezzo. Incollalo sopra un eyeliner. Rendila più 3D con la colla a caldo. Dipingi la chiave d'oro. Disegna un segno zodiacale sul cartoncino. E incollalo a caldo sulla chiave. Aggiungi gli strass. Capelli Rossi ha attraversato l'intero universo. E ha trovato la chiave d'oro. Richiama gli spiriti della bellezza. Perché in realtà è un eyeliner. Lucy Samantha salverà questo mondo. Le ragazze si stanno divertendo di nuovo. Aggiungiamo un po' di nobiltà. Samantha ha fatto un fiocco proprio come quello di CL di Black Butler. Piega trasversalmente il nastro largo blu e cucilo. Tira il filo. Piega il nastro e taglia le estremità a forma di V. Piega in stile fisarmonica un nastro blu più sottile e più scuro. Avvolgilo e fissalo al centro. Incolla a caldo insieme i fiocchi. Aggiungi sopra un fiocco più scuro e incolla le estremità penzolanti del nastro scuro. Avvolgi il centro del fiocco con lo stesso nastro. Incolla un nastro per il collo sul retro. Incolla a caldo un velcro. Aggiungi una pietra decorativa. Questo stupendo fiocco è fantastico su capelli rossi. Ma manca un dettaglio per completare il look. Samantha le porta una benda per l'occhio. Ricava un tondino dal feltro nero. Cuci sopra due pezzi di nastro nero. Capelli Rossi indossa la benda sull'occhio. Ora sembra esattamente come CL. Si sente subito molto più aristocratica. Le persone d'alta classe non sanno mai come fare le pulizie. Quindi Stevie ha a che fare con il casino delle ragazze. È così premuroso. Come il maggiordomo Sebastian. Stevie tira fuori il suo orologio cimelio per assomigliare a lui. Stampa l'immagine di un orologio da taschino dall'anime Black Butler. Fissalo su uno specchio rotondo. Traccia il motivo con la colla a caldo. Attaccaci sopra un anellino come corona per orologio. E un ciondolo a forma di collana rotonda. Rivesti con vernice spray dorata. Rendilo vecchio usando una spugna con vernice nera. Attacca la catena colorata. Inserisci la cera per capelli. Stevie Sebastian tira fuori l'orologio per aggiustarsi i capelli. Fai solo attenzione a non far impazzire il nostro demone del maggiordomo. Ti sono piaciute le nostre idee cosplay sugli anime? Scrivi nei commenti quale personaggio anime è il tuo preferito. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere nuovi video su Trum Trum.